Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Quante volte abbiamo detto che bisogna studiare ingegneria, si trova il lavoro, i nostri giovani non hanno più voglia di faticare, ecco, insomma, questo è un caso di una ragazza invece che studia una facoltà molto complicata, che ce la mette tutta e che dice alle istituzioni milanesi, perché Milano è il casus belli, ma noi sappiamo che c'è un problema in tutte le grandi città universitarie, così non si può andare avanti, perché ci riempiamo la bocca dei giovani e poi questo è il risultato finale, una ragazza che per studiare si accampa in tenda su una piazza. Nunzia De Girolamo, che effetto ti fai? Una figlia che prima o poi andrà all'università, esatto. Fa una certa impressione, perché se non hai genitori alle spalle sei fregato in questo paese. Pensavo proprio bene a questo, pensavo ai costi di far studiare un figlio, cioè far studiare un figlio è un costo molto elevato, è l'unica vera eredità che lasciamo, e la cultura, perché li renderà liberi. E quindi io apprezzo il gesto di questa ragazza, perché ha avuto coraggio a fare una battaglia che non è una battaglia personale, ma una battaglia per una generazione che è già massacrata da tante circostanze e da tante cose, e che si è trovata a vivere negli ultimi 3 anni delle situazioni di disagio veramente enormi che incideranno sulla loro formazione. Per di più c'è il diritto allo studio, ma anche il diritto a studiare in condizioni dignitose, certo. Quindi a vivere, ecco, senza sprecare il tempo. Ecco, bravo, il tema della cantina che poneva là, cioè io lo so cosa vuol dire studiare per l'università, ho avuto 3 figli, una la sta facendo, l'altra l'hanno fatta. Beh, francamente tu devi anche avere le condizioni fisiche per poter, esatto, studiare, poterti concentrare. Ti insomma concentri, poi lo studio è fatto anche della vita sociale che hai, della vita universitaria, della conoscenza, dei viaggi, dei percorsi, non è solo studiare sui testi. Giustamente io ho letto che lei si lamentava, dice 4 ore di treno, sono 4 ore della mia vita sottratte alla mia esistenza. Quindi penso che in questo caso debbano arrivare a tutti i livelli, essendoci poi responsabilità a più livelli, chiaramente, a livello statale, intendo, a livello regionale, a livello comunale, delle risposte dovranno arrivare che valgono per questa ragazza, ma per tutti i ragazzi che sono nelle stesse condizioni e che non hanno la voce per urlare e per protestare. Quello che accade a Milano accade a Roma, accade in tutte le grandi città. Infatti si è mi viene in mente in che voglio sentire anche la